Un'attenzione a 360 gradi sul tema della mobilità, di fondamentale importanza per i cittadini romani, dando priorità alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico, secondo le linee guida previste dal programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Per far ripartire la nostra città sono stati messi in campo degli interventi urgenti sulle problematiche quotidiane, ma anche una programmazione e una visione di ampio respiro, in modo da garantire alla città di Roma un salto di qualità e portandola ai livelli di capitale europea che le spettano. La Commissione Mobilità è uno dei pilastri di questa azione, opera in stretta sinergia con l'assessorato alla città in movimento ed è sempre aperta al confronto con lavoratori, utenti e realtà di settore. Non nascondendo i problemi, ma affrontandoli in un'ottica di trasparenza in sedute pubbliche, trasmesse in streaming e lavorando per arrivare alle soluzioni. Davvero tanti gli argomenti che abbiamo trattato nelle nostre sedute in questi mesi, dalla situazione di ATAC imprimendo un vero cambiamento e ponendo al centro per la prima volta la situazione di utenti e lavoratori, alla Roma TPL, alla Metro C, per rendere quest'opera davvero funzionale per i cittadini romani. Oltre a soluzioni a costi contenuti che possono migliorare da subito i flussi della mobilità e aumentare notevolmente la velocità commerciale come le corsie preferenziali. Abbiamo già aperto la corsia di via Emanuele Filiberto e apriremo a breve la corsia di via di Portonaccio. Ci siamo concentrati infine sulla riorganizzazione delle fermate con il lancio della linea 51 Express. Ancora abbiamo ribadito la nostra attenzione per la mobilità sostenibile con i progetti sulla ciclabilità, tra cui una nuova bike lane su via Tuscolana. Abbiamo poi affrontato il tema della riqualificazione in chiave green di un'area vitale nel cuore di Roma, con la nascita della futura isola ambientale nel Rione Monti. Taxi, sosta selvaggia e sosta tariffata, viabilità intorno alla stazione Termini, programmazione europea. Sono alcuni dei tasselli di un lavoro che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi con ancora maggiore impegno e determinazione, perché la nostra città possa continuare a muoversi insieme ai suoi abitanti.